Ciao a tutte ragazze, mi vedrete con la stessa pettinatura del video che credo caricherò prima di questo, ma sto approfittando della giornata di tempo allucinante per fare qualche video. Allora, sarà un video haul, quindi giusto per fare due chiacchiere, perché appunto con questa luce non riesco a girare il tutorial. Sarà un haul principalmente di accessori che ho accumulato quest'ultimo periodo, alcune cose sono addirittura dei saldi che però ho trovato da coin perché stanno cambiando alcune linee, quindi avevo messo delle cose in saldo. Parto dalle due uniche due cose d'abbigliamento che ho preso. Allora, questo maglione, che spero di poter mettere perché qui in primavera non arriva, che è questo maglione completamente traforato. Questo è un regalo di mia mamma. Ah, la manichina è la trama più stretta sopra, più larga sotto, e va ad appegarsi scampanata un pochino la manica. È rosa cipria con lo scollo a barca e anche la parte sotto qua è più come se ci traforata, una maglia più larga, quindi appunto ovviamente indossato con sotto qualcosa. Mi piacciono molto, ho visto che sono tornati di moda questi maglioni così traforati, mi piace vedere il colore. Poi sempre sullo stesso genere ho preso questo. Questo è un color corda, questo ha trama tutto uguale, ha lo scollo più largo, quindi può essere portato anche con una spalla un pochino più scesa, e ha le maniche molto strette. Questo invece abbastanza lungo, leggermente più lungo dietro che davanti, ed è molto molto bello anche questo, e l'ho abbinato. Questo costava 15 euro preso al mercato da me, e l'ho abbinato a questa canotta più dello stesso colore. Questa è semplicissima, dritta, lunga, molto lunga, fa quasi da vestito, quindi si può mettere anche, non so, proprio i cardigan lunghi e un leggings. Niente, ma quanto riguarda l'abbigliamento per adesso è tutto, perché appunto la bella stagione tarda ad arrivare e io non mi sento molto ispirata, anche se ho visto delle cose che mi piacevano. Poi ho fatto qualche acquisto di make up tempo fa, due cosine passando da Essence. Ho preso questi due Stay Matte della nuova linea, e sono precisamente il numero 2 Smooth Berry e il numero 1 Velvet Rose. Dei colori, questo è un bellissimo rosso fucsia, molto intenso. Allora, nonostante siano matte, sì, devo dire che seccano un pochino la pelle, ma non eccessivamente, sì, le labbra, ma non eccessivamente. E questo è un bellissimo color nude tendente al rosa. Sono appunto tutte e due opachi, non dice anche il nome, sono matte. Poi cosa ho preso? Da Kiko ho preso due cose, una non sono sicura, forse ve l'ho già mostrata, è la Energy Mask, questa qua. Comunque mi sta trovando molto molto bene, è praticamente a metà ed è nera. Devo ammettere che all'inizio sono stata proprio a caso del colore, quindi all'inizio l'ho presa per il colore, poi non perché non mi serve, però comunque ho detto piuttosto che scegliere un'altra maschera detossinante, ho detto proviamo questa perché è nera, mi piaceva l'effetto. Però devo dire che veramente fa il suo dovere, lascia la pelle molto 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 morbida. Qui vi darà energizzante, aiuta a liberare la pelle dal residuo dell'inquinamento e impurità, ideale per tutti i tipi di pelle. Io ho una pelle abbastanza secca ultimamente, ma mi lascia la pelle molto morbida, molto non fresca, nel senso non fresca non è il termine adatto, però lascia proprio la pelle rilassata, riposata, e mi piace l'effetto che fa. L'altra cosa che ho preso, che non ho ancora capito se mi piace o no,
il Medium Foundation di Kiko, questo qua, non so se è il tappo tutto zozzo, ma lo utilizzo nella tonalità numero 2, che era più chiara, per la seconda. Non mi ricordo se partono dalla 2 o dalla 1. Mi piace l'effetto che dà, lo trovo abbastanza nutriente, ma non abbastanza coprente, o meglio, non lo so, non l'ho utilizzato tantissimo per poterlo dire, però. Boh. Poi, altra cosa che ho preso, questa è stupida, una cavolata, la faccio semplicemente vedere perché volevo decorarla. Il classicissimo portadischetti di plastica, volevo decorarlo perché l'ho messo vicino al porta Kleenex che ho fatto nell'altro video, volevo decorarlo simile. Ora di legno non l'ho trovato, questo è di plastica, il classico con il tappino così. Fatemi sapere se siete interessati a un video tutorial su come lo decoro, che ve lo faccio vedere molto volentieri. Devo vedere se il colore acrilico aderisce bene su qua. Ora passiamo agli accessori, sono veramente un bel po'. Sono per lo più orecchini. Questo invece è un braccialetto che ho preso a una fiera in cui vendevano tipo 5-3 euro, una cosa del genere. Ho preso questo, gli altri li ho regalati, questo è rigido. Anche questo, siccome ho cancellato il canale, non mi ricordo se non l'ultimo video l'avevo fatto vedere perché lo indossavo. Comunque questo qua è smaltato con questi disegni cashmere qui, mi piace molto, è appunto rigido. Io ho un pochino il problema con questi perché mi vanno tutti qua, ho il polso abbastanza piccolino. Poi nei saldi avevo preso questi orecchini al 50% di saldi da coin. E li ho presi principalmente perché sono due tappabuchi oro, quindi il brillantino, la pallina e questi cerchi dorati. Non avevo dei cerchi dorati e costavano 6,90 euro, io li ho pagati 3,45 euro con il 50% di sconto. Questi non so se fossero, cioè erano in saldo, anche in saldo, ma li ho trovati molto tempo dopo, quindi non so appunto se perché stanno rifacendo delle collezioni. Comunque li ho presi sempre da coin, con lo stesso, nello stesso periodo, ho trovato questi coloratissimi al 40%, quindi 6,90 euro, li ho pagati un po' più di 3 euro o qualcosa, anche questi molto estivi. Sono simili a quelli che indosso ora come forma, molto carini, molto colorati. Vi faccio vedere un regalo di una mia cliente che mi ha portato da Tenerife. Ho portato questa pochettina con la tartaruga e questo braccialetto, che metto ad essere di corallo, anche questo è molto estivo, è elastico e mi piace molto con queste perle bull. Poi dicevo, no, non più da coin, o forse, sì, anche questi da coin, questi però a prezzo pieno, li ho presi recentemente, sono dei cerchi un pochino più ovali, molto fini, con queste perle sotto bianche, e li ho pagati 6,90 euro. Da Pinky, questo molto tempo fa, ho trovato questi che avevo visto in un video di Serena. Questi li ho presi perché c'è una ragazza che lavora da Pinky, gli ho chiesto di tenerlo da parte, e li ho pagati con 60% da 9,95 euro a 3,98 euro. Questi sarebbero della collezione invernale, ma io trovo che stiano molto bene anche con un vestito un pochino etnico in estate. E sono molto grossi, quindi o col capello raccolto, uno, oppure tutti e due per i capelli sciolti che nascondono un pochino l'orecchino.
Altro orecchino che ho preso, pagato mi sembra 3 euro. E questi li ho messi una volta ma non lo so. Cioè, sono forse un po' troppo. Li ho presi con la mia amica, mi sono lasciata convincere, ma sono forse un po' troppo. Non so, poi indossati non è che mi dispiacciono, però boh. Non so, forse pensate di togliere le borchettine, poi ne siete via una, magari senza borchettine sono un pochino più, sono abbastanza pacchiani, oppure lasciarle non tutte, adesso vedrò. Quindi sono questi. Da un'amica che fa gioielli ho preso questo completo, questo cuore che avete già visto. È fatta così. Questa è la collana e con un bella tintinito su un abito collato sta molto bene così, e l'orecchino invece è questo, quindi con queste due pietre. Poi altro paio di orecchini, questi credo di averli acquistati su internet. Comunque vi metto nell'info box, questi li ho pagati 3 euro, sono così, c'erano così o in arancione, quindi orecchini arancioni, ho già preso questi che hanno il fondo oro, sono molto belli. A OVS ho visto che hanno messo un nuovo reparto di orecchini. La marca è Cléo Bijoux, io non l'avevo mai vista, e ho preso questi orecchini a goccia, che questi sono sicura si trovano ancora perché li ho visti recentemente, sono di plastica con questa goccia che si muove, tutti colorati anche questi, e li ho pagati 3-4 euro più o meno, tra i 3 e 4 euro, che mi hanno tolto l'etichetta qua dietro quindi non lo vedo. No, li ho pagati 3-4 euro perché la commessa mi ha fatto pagare il prezzo più basso, siccome non riuscivo a trovare il prezzo di questi, non erano prezzati e che culo. No vabbè, nel senso che non penso potessero costare molto di più di massimo 5 euro credo, però siccome appunto la commessa non trovava il prezzo e neanche passando il barcode venivano prezzati, mi ha detto guarda facciamo così, se ti interessano li paghi il prezzo più basso degli orecchini che sono nella collezione. Gli orecchini più bassi costano 3,90, mi sembra, quindi ho pagato il prezzo lì, semplicemente per questo motivo. Se dovessi passare e trovare il prezzo esatto ve lo metto poi nell'info box. Questi li ho comprati in un negozio insieme a Bijou Brigitte e li ho pagati 2,95 euro al Carrefour di Giussano, perché avevo rotto gli orecchini neri e quindi cercavo un orecchino nero, non mi interessava la forma, mi hanno colpito questi fatti a cerchietti che si intersecano fra loro, così carini. Ultime tre pai, questi li ho pagati 2,90 euro dai cinesi e mi piacciono da impazzire, sono molto estivi, c'erano in tutti i colori, anche i colori fluo, infatti penso che andrò a prendere il verde fluo, il giallo fluo perché ho una maglietta fluo. Mi piacciono veramente tantissimo, sono molto molto leggeri, questa è tipo ferro, primo cuore, e sotto c'è il cuore in plastica. Sempre dai cinesi a 2,90 euro ho preso questi. Questi li trovate dappertutto, anche al mercato più o meno, sono simili dappertutto. Questi mi piacciono tantissimo, danno moltissima luce. Poi io amo gli orecchini grandi. Ed infine questi, che mi credo di aver pagato 3 euro sempre nel negoziato dei cinesi che c'era Como, lo shop Como. Quindi questi, perché fosse la zona cinese a erba. E questi dal cinese dello shop Como, questi e questi che vi mostro. Così appunto se fosse interessate per chiedere la zona vi dico un attimino dove potete reperirli. In realtà credo che si trovino ovunque, anche perché non fossi in queste zone. Ho preso questi a 3 euro.
Questi sono molto carini, è un color glicine chiaro, sono delle farfalle di pizza con in fondo queste perline. E questi stanno bene, c'erano vari colori, se avete i colori dei capelli chiari vi consiglio un altro colore, sennò si perdono un pochino. Niente, il video su accessori e shopping dell'ultimo periodo è terminato. Queste erano le cose che ho comprato, fatemi sapere se vi sono piaciute o no, se aveste datemi qualche consiglio sugli orecchini, quelli a croce, se voi togliaste le borchie o meno. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.